Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi delle mie ultime letture. Prima di cominciare direi di fare una piccolissima precisazione, ovvero che in questi video non vi parlerò di libri o fumetti che ho già recensito o qua sul canale o sul blog. Sottolineo il blog perché è molto poco seguito rispetto al canale, nonostante io pubblichi con costanza prime impressioni di manga, recensioni di fumetti, anteprime di libri, fumetti, prossime uscite, quando ci sono libri che vi consiglio in offerta, quindi se vi può interessare trovate il link qua sotto in descrizione in cui vi allego anche le ultime due recensioni che ho fatto. Proprio perché poco seguito e magari vi è sfuggita qualche recensione, ho deciso solo oggi di partire da un libro che ho già recensito sul blog ma di cui mi chiedete costantemente l'opinione, ovvero Dreamology di Lucy Keating. Ovviamente vi rimando alla recensione completa che trovate sul blog, linkata nelle schede qua sotto in descrizione, però brevemente questo libro è uscito recentemente in Italia per la Newton Compton, infatti ho chiesto a loro una copia digitale del libro per poterlo appunto leggere perché ero veramente molto ma molto curiosa di leggere questo libro già quando uscì ai tempi in lingua originale, infatti ero molto indecisa se prenderlo o meno, poi ho scoperto che sarebbe uscita la versione italiana, quindi ho aspettato e devo dire che sono rimasta delusa da questo libro. Innanzitutto di che cosa parla? Alice, la nostra protagonista, è una ragazza che sogna da quando era bambina un ragazzo, Max, e sogna di vivere con lui tantissime avventure diverse. Un giorno quando si trasferisce con il padre scopre che questo ragazzo non è semplicemente frutto della sua immaginazione, ma esiste realmente. È una storia che parla tanto di sogni, alterna la vita di Alice quotidiana appunto ai suoi sogni che tiene appuntati in un quaderno e c'è una sorta di ricerca tra virgolette scientifica del sogno. A un certo punto della storia Alice si rivolgerà a un centro del sogno, quindi a degli esperti del sonno e dei sogni. Non so quanto sia fondata questa ricerca, diciamo, scientifica sul sogno, però ho trovato che ci fossero molte riflessioni interessanti, molti spunti di riflessione validi. Tuttavia, il resto della storia l'ho trovata veramente molto banale e scontata, nonostante all'inizio promettesse veramente molto bene, sembrava essere una storia diversa dal solito, perché nonostante Alice incontri il ragazzo, diciamo, dei suoi sogni, questi ha una propria vita, è diverso da come è nei sogni e soprattutto ha una ragazza. È una lettura comunque poco impegnativa e molto piacevole, quindi può piacere secondo me a tanti tipi diversi di persone, soprattutto magari ai più giovani. Io purtroppo ho letto tante storie sempre molto simili, quindi a parte questa diciamo novità del sogno, l'ho trovata una storia abbastanza comune e banale. Ho letto poi Aqualung di Jacopo Paliaga e French Carlomagno, la prima stagione di questa webcomic totalmente italiana, edita da Vau Publishing al prezzo di 16 euro. Questo fumetto mi è piaciuto tantissimo, sarà che io adoro tutto ciò che riguarda l'acqua e il mare in generale, però mi ha colpito veramente tanto questo fumetto, innanzitutto perché mescola la vita, diciamo, di tutti i giorni a una vita un po' sovrannaturale, mostri marini, e la protagonista è una ragazza, se non sbaglio, di 17 anni che dovrà far fronte appunto a queste due realtà. Non voglio dirvi troppo della trama perché secondo me la storia si scopre pian piano nell'arco del fumetto, quindi se siete curiosi magari vi lascio l'anteprima qua sotto in descrizione. È una storia fantascientifica ricca di azione, molto dinamica, piena di colpi di scena, di cose che succedono. Mi è piaciuta veramente tanto. I disegni inoltre li trovo veramente bellissimi e secondo me migliorano di tavola in tavola. Ci sono molte scene cupe, i colori sono veramente molto scuri, però a me piacciono particolarmente. Inoltre ci sono tantissime scene che ritraggono il mare, l'acqua, ed è una cosa che io adoro immensamente. Sono molto curiosa di continuare questo fumetto perché nonostante parte della storia si risolva in questa prima stagione, ovviamente ci sono tante questioni irrisolte e ancora aperte, quindi mi fionderò subito sulla seconda stagione che stanno pubblicando in questo momento. Ho letto poi il numero 19 dell'Attacco dei Giganti. Molto brevemente, questo fumetto mi è piaciuto ma mi ha anche delusa un pochetto perché
Siamo ormai agli sgoccioli, secondo me, di questa storia e nonostante questo ci sono ancora tantissime, troppe cose irrisolte. Per ogni cosa nuova che si scopre ce ne sono altre due che vengono aperte e non so quando si risolveranno poi tutti questi misteri. Essenzialmente io voglio vedere la cantina di Erend, sono 3 anni che voglio vedere la cantina di Erend, non la vedrò mai, già lo so. Comunque, nonostante questo ci sono un paio di cose che si scoprono che mi hanno lasciato letteralmente allibita. Ci sono delle cose che sono successe nel passato a cui si dà una nuova, diciamo, interpretazione, una nuova versione. Sono rimasta veramente molto allibita e sorpresa, scioccata in questo senso. Però sinceramente vorrei che cominciassero a sbrogliare un po' di più la matassa. Io voglio sapere, voglio conoscere, voglio capire. E infine ho letto Gemina di Amy Kaufman e Jay Kristoff, l'attesissimo seguito di Illumine, di cui trovate la recensione nelle schede qua sotto in descrizione. Ovviamente non vi farò spoiler né su Illumine né su Gemina, vi dirò semplicemente quello che mi è piaciuto e non mi è piaciuto di questo libro. Innanzitutto sono rimasta molto delusa perché mi aspettavo un vero e proprio seguito alla storia di Illumine e questo per me non è assolutamente un seguito, è più che altro una storia, diciamo, parallela. I protagonisti sono diversi, l'ambientazione è diversa, ciò che accomuna questo libro al precedente è innanzitutto il formato, ovvero è strutturato come una sorta di dossier, una raccolta di immagini, chat, email, trascrizioni di video della sorveglianza e in più ci sono dei disegni di Mary Lou, l'autrice della trilogia di Legend, che mi sono piaciuti molto perché sono un po' in stile manga e appunto è una cosa in più rispetto ad Illumine, perché come formato già visto. Ha gli stessi anche elementi di Illumine, ovvero due protagonisti, un ragazzo e una ragazza completamente diversi, con caratteri opposti, attacco terroristico, il dover affrontare questa tragedia con anche un agente biologico che andrà a complicare ulteriormente le vicende. Preso come libro a sé, quindi non come seguito di Illumine, è un libro secondo me molto valido perché comunque la storia è originale, i personaggi secondo me sono ben caratterizzati nonostante il format del libro tenda un po' a creare una sorta di barriera fra chi legge e i personaggi della storia e ci sono appunto degli elementi che a me erano piaciuti tanto in Illumine che ho ritrovato in questa storia e che pertanto mi hanno emozionata e tenuta incollata le pagine di questo libro. Tuttavia io mi aspettavo un vero e proprio seguito alla storia di Illumine e questo purtroppo non lo è stato. Inoltre non l'ho trovato così tanto originale, così tanto diverso da qualche altro libro, proprio perché esiste Illumine ed è come se avessero preso la struttura ossea di Illumine e ci avessero messo attorno muscoli e tessuti diversi. In generale è un libro che si legge piacevolmente e anche abbastanza velocemente perché è ricco appunto di email e chat, quindi molto discorsivo. Rispetto ad Illumine mi sembra però che abbia più parti descrittive, più parti scritte proprio come un vero e proprio romanzo e in quei punti ho fatto abbastanza fatica perché il livello di inglese è molto difficile per me. Vengono utilizzati molti termini inventati, nuovi, proprio perché è una storia ambientata in un ipotetico futuro, nello spazio, e in parte perché vengono utilizzati dei termini inglesi non tanto di uso quotidiano, quindi ho fatto più fatica in quei punti. È un libro che conta 659 pagine circa, quindi sembra piccolino, in realtà è un bel malloppo e è uscito recentemente in inglese, quindi non esiste ancora la traduzione in italiano. Però se siete curiosi di conoscere questa storia, è stato tradotto il primo volume, quindi Illumine, lo trovate linkato qua sotto in descrizione. Io sono delusa in generale, nonostante la storia a sé sia comunque valida e bella, secondo me manca di quel fascino, di quella originalità, di quel colpo di scena che aveva Illumine. E spero che il prossimo libro sia un vero e proprio seguito della storia e non un'altra storia, tra virgolette, parallela. Queste erano quindi le letture che ho affrontato nell'ultimo periodo. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, se avete letto qualche libro fumetto citato, se avete dei consigli da darmi, insomma, sono sempre ben accetti. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!